Bonfiglio, il direttore del Fatto Quotidiano. Benvenuto. Molti fan in studio. Vediamo se ci spiega a che punto siamo. Allora, a che punto siamo? Siamo a un punto di stallo ancora e credo che ci resteremo fino al 21, quando ci saranno elezioni amministrative in Molise e in Friuli, dopo le quali se i due partiti che sono arrivati diciamo, molto davanti alle aspettative alle elezioni nazionali avranno un'altra affermazione importante, sperano di avere un argomento in più per rivendicare quell'incarico di governo che finora non hanno avuto perché non hanno saputo spiegare dove prenderanno i numeri per arrivare al 50,1%. Parli di 5 Stelle e Lega, ognuno dei quali si proclama vincitore delle elezioni, però non hanno i numeri. Allora, quali sono le affinità elettive? Chi si deve avvicinare a chi e chi si sta avvicinando a chi? Ma io mi sono fatto un discreto mazzo, non lo auguro a nessuno ovviamente, andandomi a rileggere i loro programmi. Okay. Perché sento dire che tra Lega e 5 Stelle ci sarebbero delle sintonie programmatiche che non ci sarebbero invece tra i 5 Stelle e il PD. E ho scoperto che proprio la pensano diversamente quasi su tutto. Lega e 5 Stelle. Lega e 5 Stelle. Mentre sorprendentemente ci sono su temi come le tasse, come il lavoro, come la povertà, come l'immigrazione, come l'Europa e l'euro, non dico sintonie, ma minori distanze rispetto a quelle che hanno i 5 Stelle con la Lega, con il PD. E questa poi è la ragione per cui mi sono permesso di dire più volte che secondo me la soluzione meno bastarda, cioè meno incasinata, meno innaturale, il matrimonio diciamo meno innaturale è quello, anche se di convenienza ovviamente, fra i 5 Stelle e il PD. Perché se a ciò aggiungiamo alle distanze sui programmi anche il fatto che si è creato alle elezioni, volenti o nolenti, un nuovo bipolarismo, uno intorno a Salvini e l'altro intorno a Di Maio, è molto difficile che i due poli si attraggano e vadano a governare insieme, anche perché non conviene a nessuno dei due, a ciascuno dei due conviene continuare ad arare il terreno che c'è intorno per attirare, cercare almeno di attirare altri consensi, se è vero che andremo a rivotare magari tra un anno o anche prima. Se guardando i programmi, se dal tuo punto di vista, guardando in qualche modo la natura dei due soggetti, potrebbe essere un matrimonio meno innaturale quello tra PD e 5 Stelle, che cosa li tiene divisi? Il PD e i 5 Stelle, li tengono divisi i rancori che sono frutto di anni di insulti reciproci e li tiene distanti. E li tiene distanti la presenza ancora molto importante di Matteo Renzi dentro il PD, per ragioni sia caratteriali sia anche politiche. Renzi ha sempre guardato preferibilmente a Berlusconi che non ai 5 Stelle. Perché? Perché si somigliano, perché la pensano sostanzialmente allo stesso modo. La pensano sostanzialmente allo stesso modo, hanno fatto una riforma costituzionale, hanno fatto due leggi elettorali, hanno fatto il patto del Nazareno al termine del quale Renzi disse di avere una profonda sintonia con Berlusconi, quindi l'ha detto lui e lo ha dimostrato lui con il Jobs Act, con l'abolizione dell'articolo 18, con la fissa per i parlamentari nominati dai capi partito anziché eletti dai cittadini. Quindi, però scusa, se tu dici che sì, in qualche modo Matteo Renzi si somiglia a Berlusconi. Sì. Però sostieni anche che il PD somiglia ai 5 Stelle. No, stai attento. Io sto parlando dei programmi, okay. Non sto parlando delle attrazioni fatali. Del DNA. Io sto parlando dei loro programmi. Se pensi che il centrodestra ha praticamente vinto come coalizione le elezioni, soprattutto nelle regioni del nord, promettendo la flat tax, cioè la tassa piatta, che non si sa bene se dovrà avere un'aliquota unica al 23% o al 15% o a metà strada,
mentre il programma fiscale dei 5 Stelle e del PD è molto simile e prevede riduzioni, ma certamente non aliquote folli come quelle che creerebbero questa voragine. Tanto per dirne una, mica su tante altre cose, però comunque, sai, poi il mio parere sulle loro convergenze o divergenze vale zero, sì. Anche perché i programmi, come noto, servono per le campagne elettorali, poi di solito vengono accantonati. Speriamo di no, che stavolta ci stupiscano tutti. Ma c'è una soluzione molto semplice per verificare chi è più vicino a chi e chi è più lontano da chi, e cioè che si parlino. Cioè che finalmente, Ora, anziché telefonarsi, si vedano davanti ai rispettivi programmi e provino a mettere giù. Perché non lo fanno? Perché Renzi dice impossibile sedersi con i 5 Stelle? Perché dicono irricevibile? Perché credo che abbia paura di scoprire che la proposta dei 5 Stelle è meno lontana dalla sua e soprattutto ha paura di dover poi giustificare dopo, davanti ai suoi elettori, perché dire no, per esempio, a un inizio di reddito di cittadinanza, a qualche norma anticorruzione seria. Allora, avete visto arrivare Ettore Rosato? Ora con lui e poi con altri. Però lui dice quando le persone sono troppo diverse, quando ci sono storie politiche troppo diverse, quando lo scontro è così crudo, è inutile prendere in giro gli elettori e vedersi e parlarsi. Sai, l'hanno scelto loro il mestiere della politica e non li abbiamo mica obbligati noi a fare i politici. Il mestiere della politica è quello, in un sistema parlamentare e proporzionale, di mettere insieme le forze più vicine o meno distanti. Abbiamo tre blocchi? Ciascuno non è autosufficiente? Avremo un governo quando due dei tre blocchi si metteranno insieme? I capi di questi tre blocchi si parlino e vedano se riescono a mettere giù un patto, un contratto, chiamiamolo come vogliamo. Cioè, è già successo in Germania. Quello che noi stiamo vivendo e ci sembra pazzesco è appena successo in Germania. La Merkel ha preso più o meno gli stessi voti dei 5 Stelle, non le bastavano perché anche lì il sistema è sostanzialmente proporzionale. Ha provato a mettersi con i liberali e con i verdi per la famosa alleanza Giamaica, perché la sigla era quella. Non c'è riuscita, ha provato con i socialdemocratici, hanno messo giù un contratto, gli è piaciuto e, ora lo domandiamo, e l'hanno sottoposto agli iscritti socialdemocratici. Ora ci arriviamo e arriva pure...